Niente, Fulvio mi ha chiesto di venire qui la prima ora, e così facciamo... Potete fare silenzio. E quindi niente, Fulvio mi ha chiesto di venire la prima ora, così facciamo un'esercitazione in aula, e quindi proveremo a fare insieme una prova scritta dell'anno scorso, in modo tale di capire come si fa questa cosa, e anche di fare un piccolo ripasso per le cose che sicuramente ci saranno sull'esame, ok? Niente, anche vi aveva detto Fulvio che c'è un testo della prova scritta, quello che l'avete letto? Sì, no? Ma sapete su cosa tratta più o meno? Quindi. Già, siamo pronti? Quindi, niente. Già? La prima cosa che secondo me, diciamo che bisogna avere molto chiara per prima, è fare i diagrammi e lo scopo di ogni diagramma, cosa serve ogni diagramma. Anche perché se è chiara questa, diciamo, questa cosa, noi riusciamo a capire se il diagramma che abbiamo fatto è giusto o meno, o se manca qualcosa o se abbiamo messo qualche cosa in più. Okay? Quindi prima di fare questi diagrammi direi che la cosa più importante è quella di avere molta chiarezza su cosa si deve fare in ogni diagramma. Quindi il primo, come tutti sappiamo, è quello del diagramma delle classi, e questo basicamente serve a rappresentare, ossia a farci capire qual è l'informazione che verrà gestita dal sistema informativo. Ok? Soltanto questo. Su questo diagramma non possiamo esprimere come verrà gestita questa informazione, chi gestirà questa informazione, quello non si può rappresentare su questo diagramma. Su questo diagramma l'unica cosa che si può rappresentare o che conviene, no, che si può rappresentare, che si può descrivere e far capire, è qual è l'informazione che verrà gestita dal sistema informativo. Quindi per mettere le cose su questo diagramma, la domanda che ci dovremo fare è quella di questa informazione. Il sistema informativo ha bisogno di questa informazione per riuscire a fare quello che il testo ci ha detto? Quindi se la risposta è sì, quindi questa informazione, questi dati vengono messi su questo diagramma. Okay? Quindi questo diagramma serve soltanto a capire qual è l'informazione di cui ha bisogno il sistema informativo per fare quello che il testo ci indica. E niente, di nuovo, questo non serve a rappresentare chi fa cosa sulla informazione. Per questo c'è il secondo diagramma, che è quello di attività. Questo invece ci serve a capire chi fa cosa sulla informazione che abbiamo già detto che il sistema gestisce. Quindi questo ci permette di capire su quella informazione che operazioni vengono fatte e chi le fa. Ok, quindi lo scopo di questo è diverso. E per quel motivo anche le informazioni che vengono messe sul primo diagramma sono diverse di quelle che vengono messe sul secondo diagramma. Non è detto che tutto quello che ci sia messo sul diagramma delle classi debba per forza essere sul secondo diagramma, perché ognuno serve a cose diverse. Okay? E ognuno serve a esprimere cose diverse. Capito? E poi l'ultimo, quello dei casi d'uso,
Anzitutto a esprimere come vengono fatte, diciamo, le interazioni tra gli utenti e il sistema. Quindi la domanda, la domanda per il diagramma di Atita è quella di chi fa cosa. Quindi quel diagramma dovrebbe servire a rispondere a questa domanda, chi fa cosa? Okay? Sul sistema informativo, chi fa cosa? Mentre nel terzo, la domanda sarebbe cosa cercano di fare gli utenti tramite il sistema informativo. Non cosa riescono a fare, perché sicuramente si riescono a fare tantissime cose col sistema informativo, ma cosa si cerca di fare col sistema informativo. Per esempio, con un sistema informativo si riesce a, che ne so, fare il login, ma questa non è una cosa che uno cerca di fare con un sistema informativo, ma al posto di questo magari un use case più giusto, più adatto, sarebbe fare un ordine online, perché è una cosa che l'utente cerca di fare tramite il sistema informativo. Ok? Quindi la domanda per il primo, per quella delle classi, è qual è l'informazione che verrà gestita dal sistema informativo? Quali sono le informazioni di cui ha bisogno il sistema informativo per fare quello che c'è sul testo? La domanda per il secondo sarà chi fa cosa? Come viene gestita questa informazione? E la domanda per l'ultimo diagramma sarà cosa cercano di fare gli utenti tramite il sistema informativo. Capito? D'accordo? E niente, questo era il testo della prova scritta. Diciamo che questo è tipo una cosa tipo colore, tipo JavaScript, sapete tutti come funziona, tipo per fare quindi il mio consiglio per fare questo, sempre si fa prima il diagramma delle classi, poi si fa quello di attività e per ultimo si fa quello dei casi di uso. Sempre si fa così. E il mio consiglio per fare questo, per iniziare a fare il diagramma delle classi, è sempre, anche all'esame, soprattutto all'esame, leggete sempre prima tutto il testo da capo fino alla fine, senza fare niente. Solo leggetelo, ma soltanto per capire su cosa parla. E cercate anche, diciamo, in questa prima lettura, di distinguere cosa è importante, cosa riguarda il sistema informativo e invece quale informazione contestuale, diciamolo così, che ci dà contesto ma che non riguarda niente col sistema informativo. Okay? E quindi, dopo di averlo letto la prima volta senza fare niente, senza cercare di trovare le classi, senza cercare attributi, senza fare niente, lo leggete un'altra volta cercando di trovare soltanto le classi. Va bene? Magari la prima volta che lo leggete troverete tantissime classi che poi vedrete che non c'erano, che non c'entrano come classi, ma vabbè. Non è detto che alla prima volta che uno cerca di fare il diagramma sia quello giusto. Quindi se la prima volta non... Sì, leggetelo tante volte fino a quando trovate il modello giusto. E quindi, allora vi propongo di farlo così, tipo lo leggiamo insieme. E cerchiamo prima le classi, poi gli attributi e poi facciamo le relazioni, così si capisce, secondo me è più facile. Quindi si sente una... Ok, allora il testo prima ci parla su un ristorante decide di lanciare il servizio Mangi a casa che prevede l'ordine dei piatti online e la consegna a domicilio. Questa frase, per esempio, solo è informazione contestuale, quindi diciamo che per ora non ci interessa. Poi dicono ogni cliente, quindi
che un cliente sembrerebbe una cosa importante, una cosa sulla quale ci interessa gestire la sua informazione, quindi possiamo dire fino a questo punto senza sapere nient'altro ancora sul testo, che forse cliente avrebbe senso come classe. Tanto qui lo stiamo facendo così, ma ricordate questo che vi dico. Diciamo, bisogna, o sarebbe molto più meglio se prima di cercare di fare il diagramma lo leggete tutto, capite tutto quello che parla il testo e poi iniziate a farlo così. No, niente. Per andare avanti più veloce, facciamo così. Allora, ogni cliente registrato può collegarsi al sistema tramite web o app e scegliere da un menu. Quindi, visto che il menu sembra di essere anche una cosa forse importante, possiamo dire che menu potrebbe andare come classe, scegliere da un menu i piatti, quindi sicuramente, visto che ci parlano su un ristorante, avrebbe senso dire che al sistema interessa gestire informazioni sui piatti che vorrebbe ricevere per comporre un ordine. Allora, quindi quest'ordine sembra anche a livello come concetto, sembra importante, sembra rilevante in questo scenario. Va bene? E niente, per ogni piatto, quindi piatto l'avevamo già, il cliente l'avevamo già, può avere il nome, la foto, una descrizione, quindi sappiamo che tutte queste cose sicuramente sono attributi, giusto? Quindi per ora lasciamo così, andiamo avanti e vediamo se c'è qualche altra classe. E inoltre, per ogni piatto, ci vedete tutti bene? Ok. Inoltre, per ogni piatto è noto il tempo di preparazione, quindi quello sarà sicuramente un altro attributo. Per ogni cliente, oltre a nome, cognome, email, quindi sappiamo che tutte queste cose c'entrano, ma come attributi della classe cliente sicuramente, okay? Che permette di calcolare tramite servizi esterni il tempo di trasporto stimato. Quando un ordine è stato completato, il sistema mostra il costo totale, il tempo stimato, sempre attributi di consegna basato sui tempi di preparazione, dei piatti che c'erano già, il carico di lavoro e il tempo di trasporto. Il cliente può confermare l'ordine. E vedete che per esempio questo pezzo del testo ci parla molto su come vengono fatte le cose, cosa si fa prima, cosa si fa dopo, e quindi sappiamo che un po' queste cose che ci parlano sul processo non c'entrano molto in questo diagramma delle classi, perché in questo ci interessa l'informazione che viene gestita. Ok? Quindi finora non ci preoccupiamo, per esempio, su queste cose tipo, il cliente può confermare queste cose, finora non ci interessa molto perché non si possono esprimere su questo diagramma. O diciamo che ci interessano, ma ci interessa soltanto per capire qual è l'informazione che viene gestita ad ogni passo. Ok? Niente, il pagamento. Il cliente può confermare l'ordine, che l'avevamo già come classe, e quindi procedere al pagamento tramite carta di credito. Dopo che il pagamento è andato a buon fine, l'ordine può essere passato alla cucina. Niente, magari cucina potrebbe andare, sembra strano, ma diciamo di sì. Questo lo faccio perché va bene se, diciamo, la prima volta uno può trovare tutte le classi che vuole. E poi quando fate il diagramma vedete che magari alcune di quelle che abbiamo trovato prima, che pensavamo che erano classi, forse no. Ma diciamo la prima volta non c'è problema. Poi c'è quando il personale di cucina prende in carico l'ordine, il sistema invia un messaggio al cliente che c'era già, comunicando l'inizio della preparazione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Quando il personale di cucina, forse ha senso a livello di concetto, visto che si parla su un ristorante, possiamo dire che forse il personale di cucina potrebbe avere senso come classe, e
I piatti c'erano già, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando l'espedizione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Il personale addetto alla consegna, quindi visto che abbiamo messo personale di cucina, magari anche possiamo dire personale di consegna, tipo come un impiegato che fa la consegna, che ne so, e quando ha affidato i piatti segnala la conclusione dell'ordine. E in qualunque momento il cliente può collegarsi al sistema e conoscere lo stato del proprio ordine e il tempo di consegna previsto. Ok? Quindi finora abbiamo 2, 3, 4, 5, 6, 7 cose che magari non siamo sicuri, ma magari possono essere classi. Ok? Niente. Quindi andiamo. Qualcuno aveva provato di fare questo esercizio da solo? No? Nessuno? Quindi allora, avevamo detto che c'era il cliente, giusto? E ricordate sempre quando fate queste, quando mettete queste classi sul diagramma, di mettere sempre il nome della classe in singolare, niente, sempre in singolare. Quindi c'era il cliente, c'era il menu. C'era il piatto. Vedete che questo, per esempio, il piatto si mette sempre in singolare, non dimenticare mai di metterlo in singolare. C'era l'ordine. Abbiamo messo cucina, ma più o meno sappiamo già che cucina non c'entra, vero? Perché non ci interessa gestire nessuna informazione sulla cucina. Quindi, fino a questo punto, se ci fosse qualcosa sul testo, tipo ma il sistema interessa tenere traccia. No, non so, diciamo cucina non c'entra in questo caso perché non ci interessa gestire nessuna informazione riguardo il concetto di cucina. Poi c'era, avevamo messo l'addetto e poi vediamo se magari questo ha senso o meno. Niente, 2, 3, 4, 5. Piatto, ordine, reparto. Siamo a posto così, sì? Ok, quindi finora abbiamo trovato quali possono essere all'inizio le cose che nel diagramma c'entrano come classi, giusto? Non sappiamo se alla fine queste saranno le classi che hanno senso, che sono giuste, ma per ora possiamo dire così. Poi la seconda cosa, o il secondo passo, sarà quello di cercare sul testo gli attributi per ogni classe. E niente, la stessa cosa. Rileggiamo tutto, ma più velocemente. E niente, avevamo visto già che, per esempio, per ogni piatto il cliente può avere il nome, la foto, una descrizione, gli ingredienti, questa indicazione sugli allergeni, informazioni nutrizionali e il prezzo, giusto? E quindi sappiamo che tutto questo c'entra come attributi del piatto.
facciamolo. Allora, c'era nome. Come facciamo a rappresentare la foto? Sì, ma tipicamente quello che si fa, per esempio, quando c'è una foto è con un string, perché diciamo che quel valore corrisponde a un indirizzo web dove c'è la foto. Quindi uno può dire che il sistema non ha soltanto l'informazione sull'indirizzo web. Allora, foto. E poi dopo questa c'era ingredienti. Come facciamo con gli ingredienti? Come facciamo a rappresentarli? Allora, una potrebbe essere tipo un string, dire che tutti gli ingredienti vengono separati da una virgola. Potrebbe andare così, ma non è molto elegante. Quindi, in questo caso, quello che possiamo fare è fare un'altra classe chiamata ingrediente, un singolo ingrediente, e poi diciamo che un piatto ha molti ingredienti, che secondo me sarebbe più elegante, più giusto farlo così. E questo, per esempio, è un esempio di come facendo questo processo uno può scoprire che ci sono classi che magari all'inizio non aveva visto e che poi leggendo l'esercizio compaiono. Quindi. E cosa avrà l'ingrediente? E questo sicuramente può essere rappresentato con il nome, giusto? D'accordo? Ci siamo? Quindi finora siamo così. Ma ci mancano ancora. Indicazioni. Questo tempo preparazione magari può essere rappresentato come un date, ok? Visto che riguarda quest'ultimo, un date, che è un altro tipo di dato che serve giustamente a rappresentare queste cose che riguardano il tempo, ok? Fino a questo punto ci siamo tutti. Siamo d'accordo con questa prima classe? Sì. Sì, questo potrebbe anche essere, sì, anche in quel modo rappresentato più complesso, tipo dire, allora le informazioni, per esempio le calorie, dire che le calorie sono una misura, una metrica che a noi ci interessa avere traccia. Quindi dire che un piatto, un ingrediente, l'ingrediente sicuramente avrà questo, calorie
da dire che cos'è, come concetto, cosa sarebbe. Una metrica, sì, una misura, qualcosa così. Però bene, metto dentro anche il mondo dell'impianto, cioè invece di scrivere informazioni iniziali, come si può fare un sacco di informazioni iniziali? Ah, ok, quindi cioè, sì, magari tipo un attributo per rappresentare le calorie, un altro per rappresentare le... Sì, sì, forse può avere senso così. Sì, questo l'ho messo così prima perché non so niente su queste cose nutrizionali e perché avevo pensato che magari poteva essere tipo un messaggio che dicesse calorie. Ma sì, sicuramente ha più senso farlo anche così, tipo calorie, che altra cosa? Energia, grassi. Grassi, sì, sicuro. Sì, anche così si potrebbe. Sì, sì, ma fatto così perché so. Ci sono domande? No? Ci siamo? Ok, quindi torniamo al testo. E poi c'è per ogni cliente, oltre a nome. Oltre a nome, cognome, email, telefono, è noto l'indirizzo di casa che permette di calcolare. Potete fare silenzio un attimo? È noto l'indirizzo di casa che permette di calcolare tramite servizi esterni il tempo di trasporto stimato. Ok? Quindi, niente. Dall'altra parte, diciamo che per un cliente. Ci sono le solite cose, tipo... D'accordo, quindi ci sono queste cose. Il testo ci parlava sul tempo stimato di consegna, ma guardate che il testo dice che questo tempo viene stimato tramite un servizio esterno. Quindi a noi, all'interno del nostro sistema informativo, ci interessa soltanto questa informazione, perché con questa informazione sull'indirizzo il sistema riesce, collegandosi a un sistema esterno, a calcolare il tempo stimato. Quindi per quel motivo non c'è su questa classe un attributo tipo tempo stimato di consegna o niente. Quindi c'è soltanto questo, perché il nostro sistema gestisce soltanto questa informazione. Poi dice, quando un ordine è stato completato, e quindi vedete questa parte, come fa il nostro sistema a capire se un ordine è stato completato o meno? Quindi da questa frase emerge anche il fatto che il nostro sistema dovrà, ok, nel nostro diagramma delle classi, all'interno della classe ordine ci dovrà essere un attributo, che ne so, tipo completato, che potrebbe essere booleano, visto che ci serve soltanto capire se è stato completato o meno, e che ci serva a rappresentare questa informazione. Okay? Quindi in questo caso, per esempio, il testo non ci parla su un ordine, ha un stato che può essere completato o non completato, ma
quando si legge questo, più o meno si capisce che al sistema interessa gestire questa informazione e per quello abbiamo bisogno di un attributo booleano che ci serve a esprimere il fatto che un ordine sia completato. Quindi c'era questo, c'era l'ordine e... E questo c'entra come un boolean. Il sistema mostra il costo totale e il tempo stimato di consegna basato sui tempi di preparazione dei piatti contenuti. Quindi questo cosa vuol dire? Che il costo totale e il tempo dipendono dai piatti. Quindi da questa frase anche si capisce che sia il costo che il tempo di preparazione appartiene all'ordine o al piatto, giusto? E poi il sistema fa il calcolo con quelle informazioni. E quindi questo costo totale e questo tempo stimato è informazione che appartiene al piatto che c'era qui. Cosa era? Ah, ma questo c'era già. E poi c'era... Ah, c'era anche il pre... Ah, ok. Scusate, l'avevo messo già, ma... Le avevo messo non perché c'era prima questa informazione, ma perché da questa frase si capisce quel fatto. Ok? No, perché pensavo che quello era... Ah, ok, sì. C'era il prezzo, ma non c'era poi... niente, sì, c'era. Sì, potrebbe avere senso farlo così, ma visto che nel testo non ci parlano sul prezzo della consegna, quindi possiamo dire che il prezzo si può calcolare soltanto del prezzo di ogni piatto. Sì, ma sì, hai ragione, se ci fosse qualcosa tipo al prezzo si aggiunge il prezzo della consegna, quindi questa informazione non appartiene al piatto, ma al dolore. Ok, quindi il tempo stimato di consegna il tempo stimato di consegna basato sui tempi posso? Ci sono domande fino a qua? Tutto chiaro? Sì? No? Niente? In realtà, scusa. Non è il tempo di preparazione. Sì, è questo? E questo è quello di consegna. Ah sì, sì, perché sì, ma guarda che dice che questo tempo di consegna è basato sui tempi di preparazione dei piatti. Quindi questa è una cosa importante, perché uno potrebbe pensare che, per esempio, il tempo di consegna potrebbe essere un attributo dell'ordine, ma invece no, perché è una cosa che uno può calcolare con i tempi di preparazione di ogni piatto. Quindi se la mettiamo anche come un attributo dell'ordine, quindi sarebbe informazione in più. Sì, d'accordo, ma guarda che il tempo, come? Il carico di lavoro si può calcolare anche del numero di piatti che sono attualmente in preparazione.
E quindi questa, sì, d'accordo, questa frase, diciamo il numero di piatti attualmente in preparazione, ci porta a scoprire che anche ci interessa rappresentare se un piatto è in preparazione, giusto? Così come prima abbiamo scoperto da questo che ci interessava rappresentare se l'ordine è stato completato o meno, quindi da questa frase scopriamo anche che ci serve interessare, che ci interessa rappresentare se un piatto è in preparazione o meno. Quindi si capisce perché abbiamo messo questo in preparazione? Si capisce come abbiamo fatto, come abbiamo capito che bisognava mettere questo? Perché il testo ci parla, ci dice se un piatto è in preparazione, quindi noi sappiamo che il nostro sistema dovrebbe essere in grado di sapere se un piatto è in preparazione o meno, e per quello bisogna un attributo per rappresentare quella informazione, giusto? Poi, come viene gestita questa informazione, chi la gestisce, cosa fa? In questo diagramma non si può esprimere. In questo diagramma l'unica cosa che possiamo mettere è le informazioni di cui avrà bisogno il sistema informativo per fare quello che il testo ci fa. E niente, ci siamo. Ah, ma guardate che c'è anche un tempo di trasporto. E quindi questo tempo di trasporto dove si mette? Questo lo calcola, sì, questo viene calcolato dal sistema esterno, vi ricordate che cioè, permette di calcolare tramite servizi esterni il tempo di trasporto. E quindi questa è una cosa importante, sembra che non è, che non dice niente questa frase, ma vista che questa informazione che ci portiamo da un'altra parte al nostro sistema non interessa diciamo, gestire questa informazione come se fosse informazione propria, ma informazione che si porta da un altro servizio, capito? Sì. E niente. Finalmente il cliente può confermare l'ordine e quindi procedere al pagamento tramite carta di credito. Dopo che il pagamento è andato a un fine, l'ordine può essere passato alla cucina. Quindi secondo voi bisogna anche rappresentare le informazioni, diciamo, della carta di credito e queste cose? Diciamo, quando uno fa un pagamento su Foodora, avete visto che quello che in realtà capita è che il sistema si collega contro il sistema, si collega con il sistema della banca e poi fa la transazione, ma alla fine Foodora non, diciamo, loro non sì, non resta l'informazione sulla carta di credito. Sì? In qualche senso questo è anche un servizio esterno a cui il sistema si collega per fare il pagamento. Quindi da quel punto di vista possiamo dire che nel nostro diagramma delle classi non ci interessa rappresentare quella informazione sul pagamento. Ma perché? Perché il nostro sistema si collega con un servizio esterno e questo servizio esterno è quello che riesce a fare il pagamento. Sì? No? Sì? Sì, potrei andare, ma non so se alla fine è il sistema informativo nostro quello che a cui interessa quell'informazione, o se, perché solitamente con i pagamenti quello che si fa è che si collega con un altro sistema informativo, quello della banca, e quello della banca quello che si prende i dati. Quindi penso in questo caso possa essere così. Ok. Poi, quando il personale di cucina prende in carico l'ordine, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando l'inizio della preparazione,
e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Quindi avevamo detto già che questo tempo di consegna non viene rappresentato nel nostro diagramma perché viene calcolato da un servizio esterno. E niente. Quando il personale di cucina consegna i piatti al reparto consegne, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando la spedizione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Il personale addetto alla consegna, quando ha affidato i piatti al cliente, segnala la conclusione dell'ordine. In qualunque momento il cliente può collegarsi al sistema e conoscere lo stato del proprio ordine e il tempo di consegna previsto. Quindi c'è una cosa, fate attenzione a questa parte che è importante. Quindi quando il personale di cucina prende in carico l'ordine, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando l'inizio della preparazione. Quindi vedete che al nostro sistema interessa sapere se un ordine è in preparazione, no? Scusa? No, perché c'era completata. L'ordine era completata? L'avevo già messo? No. Ah, ok. No, ma il piatto. Sì? E poi c'è un altro aspetto. L'inizio della preparazione, ok? Ah, questo sì, va bene. Sì, d'accordo, questo c'è. Ma poi c'è quest'altro. Quando il personale di cucina consegna i piatti, e quindi visto che il testo ci parla su consegnare i piatti, noi sappiamo che nel nostro sistema ci interessa tenere traccia su, non quando, ma sapere se un piatto è stato consegnato o meno. Quindi quella sarà informazione che a noi interessa gestire nel nostro sistema. Quindi per fare... Consegna i piatti, aspettate. Quindi in questa classe, in questa classe ordine abbiamo messo un attributo booleano per rappresentare il fatto che un ordine sia stata completata o meno, un altro per rappresentare se l'ordine o per capire se un ordine è stata consegnata al reparto e un altro per sapere se l'ordine è stata conclusa, che sarebbe quando finalmente viene consegnata dalla detta. Okay. Che ah no, perché c'era questo, no, questo completato riguarda questa parte. Quando un ordine è stato completato, che vuol dire? No, questo completato vuol dire quando io come cliente, no, prima di tutto, quando io come cliente diciamo, ho fatto la scelta di tutti i piatti e dico è finita l'ordine, è completata, è tutto questo quello che... Sì, ma questo è prima del pagamento. Niente, quindi abbiamo messo queste tre cose. Perché, guardate, sentite questo, perché in questo caso non abbiamo messo un altro attributo che sia tipo in preparazione, perché anche ci interessa sapere se è un ordine in preparazione, giusto?
Ma visto che questo attributo l'abbiamo già messo sui piatti, quindi con quell'attributo dei piatti, con quella informazione dei piatti che appartengono a un ordine, dovremmo essere in grado di capire se. Sì, perché quella informazione è già rappresentata sul piatto e quindi con quella informazione che è già rappresentata sulle cose di tipo piatto riusciamo a capire se è un ordine. Niente, fino a qui ci sono domande. Scusa. Sì. Diciamo che non andrebbe bene perché il testo ci parla, il testo sì, dice che ci interessa sapere per ogni piatto se è in preparazione o meno. Tipo gestire questo stato a livello del piatto. Sì, ma è perché il testo dice così? Tipo, per ogni piatto si vuole capire se è in preparazione. Quindi per quella cosa si fa così. Comunque. Guardate questa cosa qui. Sì. Sì, sì, era questo che volevo dire. Guardate che uno può leggere il testo e dal testo si capisce che un piatto è in preparazione o meno. Quindi sembra giusto, sembra ragionabile mettere questo attributo o dire che questo attributo in preparazione appartiene al piatto. Giusto? Perché dal testo si capisce così, ma concettualmente non ha senso dire che un piatto ha uno stato. Questo stato in preparazione ha senso riguardo al piatto, ma rispetto all'ordine. Ok? Quindi non è informazione che appartiene al piatto, non è che lo stato in preparazione. Uno possa dire un hamburger è in preparazione, ma ha senso dire un hamburger nell'ordine A. È in preparazione, ok? Sì. E quindi in questo caso come facciamo a dire che questa informazione ha senso all'interno di una relazione? Quindi per quello c'è la association class, che in questo caso ci serve tantissimo perché si può esprimere queste cose. Magari questo si potrebbe chiamare stato piatto. E quindi ha senso per tutti questo che abbiamo fatto? Quindi non aveva senso parlare dello stato di un piatto, ma ha senso parlare dello stato di un piatto all'interno di un ordine. Ok? Si capisce perché abbiamo fatto questo? E questa ci serve. Ah, ok, diciamo che questa association class si può usare quando c'è una sola cosa di questo tipo per una coppia di questa relazione. Quindi per questo ordine e per questo piatto c'è soltanto una cosa di tipo stato. Ma in questo caso è perché per un ordine particolare, per un piatto particolare, c'è soltanto un stato. Sì? Questa association class non si può usare quando, per esempio, c'è una relazione che ha molte cose di questo tipo, di questa cosa intermedia, tra le due classi. Non so un esempio adesso, ma diciamo che per questo, in questo caso, l'association class è giusta. Capito? Perché con l'association class c'è questa limitante che solo può essere una cosa di questo tipo per ogni coppia di altro ordine, per esempio. E quindi, in questo caso, per non va benissimo perché sì, perché
per un ordine, per un piatto, ci interessa soltanto ottenere un solo stato, una cosa di tipo stato un piatto. E quindi dovreste essere molto attenti, diciamo, a questo tipo di cose, che sul testo uno può capire che un attributo appartiene a una classe, ma poi quando vedete come la logica concettualmente parlando è una cosa diversa. Ok. Quindi sulla letto ci interessa gestire. Sì? Sì. Nella classe. Sì, magari al posto di questo completato possiamo mettere confermato. Sì, ho messo completato perché dice quando il cliente completa l'ordine e quindi l'ho messo così. Ma... No, perché uno che sarebbe confermato è quando il cliente ha scelto, diciamo, tutti i piatti e ha visto ha controllato sul sistema quanto costa. E lui dice ok, va bene, a quel punto confermato, ma non ha fatto nemmeno il pagamento, quello è prima. E poi c'è quell'altro che sarebbe quando l'ordine è pronta per essere quando tutti i piatti sono stati preparati, che quello sarebbe l'altro, ma abbiamo detto che quell'altro si può calcolare da questo attributo. Sì, d'accordo. Ah, ok, dici che prima c'è completato quando lui... sì. Ma sento quello che sì. Sì, mi sa che questo penso che non l'ho messo perché ho pensato che un ordine può essere completato e poi sappiamo che quell'ordine è stata confermata perché prende questo stato. L'ho pensato così, ma sì, forse anche si potrebbe tipo modellare un altro che sia dopo il completato confermato, che a quel punto sarà se il pagamento è già stato fatto. No, prima del pagamento. Sì? Sì. Sì, è solo che... Sì, forse potrebbe avere senso. C'era un'altra domanda? Ok. Ah, ok, poi c'è la cardinalità, che in questo caso come sarebbe? Un ordine può avere quanti piatti? Diciamo che da uno a molti, perché se non ha nessuno, quindi non ha senso come ordine, ok? Quindi da uno a molti, mentre un piatto a quante ordini può appartenere? Da zero a molti, giusto? Perché una cosa di tipo, non pensate a questo come un singolo piatto, ma le cose di tipo piatto. Okay? Una cosa di tipo piatto, un hamburger per esempio, può appartenere a molte ordini. Sì, va bene, perché in quel caso diciamo che sono due cose di tipo piatto diverse, anche se hanno gli stessi valori. Perché questa è la differenza fa per esempio una classe e un oggetto. Una classe è una cosa astratta. Allora, una classe è una cosa di tratta. Quando uno mette una classe in questo diagramma, dice che nel nostro problema, nel nostro testo, ci sono le cose di tipo piatto. Poi ci sono, diciamo, gli oggetti che sono le cose concrete. E quindi in questo caso un oggetto potrebbe essere una copia con dei valori.
e ci potrà essere un altro oggetto di questa stessa classe, un'altra cosa di tipo chiaro, con gli stessi valori, ma alla fine sono due cose diverse, solo che sono due cose diverse di questo tipo. Diciamo la classe ci indica la tipologia. Quindi con questo si vede come che una cosa di tipo ordine può avere un tema sul piano, delle cose di tipo piano. Okay? E quindi un hamburger con dei valori è una cosa di tipo piano. Un altro hamburger con questi stessi valori è un'altra cosa di tipo piano. Sì? O perché c'è che la mano? Ok, tipo rappresentare in questo caso mettere un altro attributo per indicare se ci sono due di questo tipo, dici? Sì, potrebbe andare bene così, potrebbe avere senso, diciamo, con questa se lo facciamo così, riusciamo a capire per ogni cosa di tipo piatto, per la prima hamburger, per la seconda hamburger, per la terza, qual è lo stato di quella hamburger in particolare. Se lo facessimo come dici tu, quindi ci sarebbe lo stato riguardo alle... No, ma sarebbe la stessa cosa, secondo me è molto diverso. Perché con questo... Ma è la stessa cosa perché alla fine noi dobbiamo dire che le cose di tipo ordine hanno al suo interno le cose di tipo piatto. E una cosa di tipo piatto può essere qualunque cosa. Possiamo dire che, diciamo, in questo diagramma possiamo dire che le cose all'interno dell'ordine devono essere, diciamo, oggetti diversi, devono essere piatti diversi, questo non possiamo dire in questo diagramma. Quindi in questo diagramma solo possiamo dire che le cose di tipo ordine hanno all'interno le cose di tipo piatto. E questo ci interessa per ogni piatto per descrivere lo stato. Ci siamo? E poi, questa classe ha detto ci interessa tenerlo, ci interessa gestire qualche informazione sulla detto, il sistema ci... Se ci fosse qualche cosa tipo il sistema vuole tenere traccia su quale ha detto ha fatto la consegna, o il sistema vuole tenere traccia sulle valutazioni su un addetto, quindi avrebbe senso questo. Visto che non ci parlano niente su quello, questa non ha molto senso. Questa classe menu ci interessa gestire qualche informazione riguardo il menu, no, perché è la stessa cosa, il testo non dice niente tipo si vuole gestire il menu che offre il ristorante, quindi visto che non ci interessa gestire niente, questa muore e basta. E poi alla fine vengono messe le relazioni, quindi abbiamo il piatto, abbiamo il cliente, gli ingredienti e l'ordine, giusto? Quindi, com'è la relazione fra piatto e ingrediente? Da molti a molti, no? Un piatto può avere da uno a molti ingredienti e un ingrediente può appartenere a da zero a molti, sì. Sì, può darsi il caso che non ci sia. Non sono. E niente, sarebbe così, d'accordo? E poi l'ultima relazione che ci manca sarebbe quella fra cliente ordine, giusto?
E come sarebbe la cardinalità in questa relazione? Quindi un cliente può avere da zero a molti, perché non è detto questo zero a molti, questo possiamo metterlo così, perché può darsi il caso che il cliente fa, si registra, fa il login, fa l'ordine, ma poi cancella tutto e quindi il cliente c'è, ma l'ordine non c'è, giusto? Quindi in quel caso ha senso che un cliente non abbia ordini. E invece, dall'altra parte, come sarebbe la relazione? Allora, un ordine appartiene a soltanto un cliente. Quindi siamo d'accordo con questo diagramma? Ci manca qualcosa? No? Questa? Sì, non so se concettualmente può avere senso dire così, che un piatto viene composto da molti ingredienti, però un ingrediente può esistere. Sì, in questo caso sì. No. Quello che non mi convince su quella forma di farlo è che magari un ingrediente può esistere anche se non esiste di altro. Sì, penso possa avere più senso metterlo con questo. Sì, senza mettere questa restrizione. Dimmi. No. No. Ah, tipo ottenere, ok, tipo un attributo per mettere in quell'attributo quello che ci arriva dall'esterno. Sì, questo, diciamo che questo a livello operativo si fa, tipo mettere un attributo e poi in quell'attributo salvare quello che ci siamo portati da un'altra parte, che ci siamo presi da un'altra parte. Questo c'era il tempo di preparazione e il tempo di? Ok, quello non l'avevo messo perché sul testo dice che quel tempo viene calcolato diciamo con l'indirizzo, un sistema esterno riesce a calcolare questo tempo per noi. Sì, magari ci potrebbe essere uno tipo ora di consegna stimata, per esempio. E quella ora di consegna stimata sarebbe calcolata, sì, da questa informazione e da quella. Sì,
Potrebbe avere senso, sì. Sì. Sì, la cosa importante è quello che volevo farvi capire era che non avevamo messo l'altro attributo tipo tempo consegna, perché il testo ci indica che quella informazione viene da fuori, quindi non è informazione che diciamo, noi gestiamo, ma è informazione che ci portiamo da fuori. D'accordo? Siamo d'accordo tutti con questo diagramma? C'è qualcosa che non si capisce, qualcosa che non... No? Okay. E quindi io pensavo anche di fare... Pensavo che... Silenzio. E quindi io pensavo anche di fare il diagramma di attività, ma visto che stiamo per finire quest'ora e mezza... E meglio vi faccio vedere una soluzione che avevo fatto, non so se sia completa, ma quindi io l'ho fatto così. Quindi questo è il diagramma di attività per quel testo. La prima cosa che ho pensato che... Silenzio. Quindi la prima cosa che ho pensato che... Dovrà fare il cliente, sarà quella di fare il login, perché senza login lui non riesce a... Sì, non si riesce a fare niente. Vedete anche che sul testo ci parla su l'utente accede al sistema e comporre l'ordine. Quindi avrebbe senso dire che la prima cosa che fa il cliente sarà il login. Ah, ok. Prima di tutto la cosa più importante sul diagramma di attività, o quello che si fa prima è quello di dire qual è il token che viene gestito da questo diagramma. Quindi il token è l'informazione che verrà gestita durante questo processo, l'informazione che viene gestita da questo processo. In questo caso ho detto che il token sarà un ordine. La prima cosa è fare il login sul sistema che non partendo. Anche vi consiglio di usare questi swing lanes quando fate il vostro diagramma all'esame, è molto più chiaro se lo fate così con questi swing lanes, e anche perché se non usate questi swing lanes poi dovreste mettere su ogni attività chi la fa. Quindi sì, meglio farlo così, più organizzato si capisce di più. Okay. Niente. Quindi ho messo che il cliente fa il login sul sistema. Poi c'è il cliente anche a comporre l'ordine, che è quello di scegliere i piatti e comporre l'ordine. Dopo di quello sarà il sistema che sul testo, guardate che sul testo, scusate, faccio un piccolo. Guardate che sul testo dice... Il sistema mostra il costo totale e il tempo stimato. E quindi uno potrebbe pensare che quell'attività
a questo punto sarà quella di mostrare il costo totale più elevato, ma diciamo che mostrare alla fine non è niente. Quello che conta, quello che veramente fa il sistema, che è importante, che bisogna rappresentare, è il fatto che il sistema, prima di mostrare questo, ha fatto questo calcolo del costo e del tempo. Sì? Perché alla fine quello che fa il sistema di complesso o interessante o quello che ci interessa rappresentare sulle cose che riesce a fare il sistema non è quello di mostrare queste informazioni, ma di calcolarle. E quindi per quello c'è calcolo costo totale e tempo stimato. E niente, poi arrivo a questo punto in cui possono capitare due cose. Una, che il cliente accetta quell'ordine, conferma quell'ordine, poi continua, o il cliente annulla quell'ordine e niente, muore il processo perché non c'è niente più da fare in quel caso. Ok? Per quello c'è questa. Ok, se il cliente accetta questo costo totale, questo tempo stimato, allora conferma l'ordine e volevo farvi vedere questo pezzo qui. Se secondo voi ha senso farlo così, facciamo vedere questo. Allora, ho messo una piccola segnale che serve a rappresentare il fatto che il nostro sistema si collega con un sistema esterno, interagisce con un sistema esterno che sarà quello del mondo, giusto? E a questo sistema esterno mando una prima segnale che sarà questo che ho messo qua nel pagamento, che potrebbe essere anche chiedere l'autorizzazione o se avviene questo, è la nostra comunicazione con un sistema esterno, quello del mondo. Perché avete visto che quando online che c'è questo corso, che può essere visto i dati, e poi pari, e poi vedete se si vede un altro sistema, e quindi c'è questo segnale, che se non è che è stato che il nostro processo continua. Solo che prima quando arriva una segnale che indica che non c'è stato fatto. In questo caso ha senso usare segnali perché stiamo facendo un'interazione con il sistema esterno, non all'interno del nostro sistema, ma con il sistema esterno, quello quindi queste analisi del campo del caso principalmente per quel caso d'accordo perché non è fatto così niente, anche l'altra cosa che volevo farvi vedere su questo diagramma è il fatto che per esempio qui ce l'ha detto anche se nel diagramma delle classi non c'era niente sulla detto qui c'è perché c'è in questo caso perché su questo diagramma ci interessa rappresentare chi fa cosa sulle informazioni. E quindi la letto fa le cose sulle informazioni. Non ci interessa gestire informazioni sulla letto, ma la letto come soggetto, come attore, fa cose sulle informazioni. Vedete qual è la differenza? Quindi non è detto che tutte le cose che avete messo dall'altra parte come in classi vengano dimesse come attori. Tutte le altre cose che avete messo come attributi poi devono essere rappresentate in questo diagramma. Quindi ha senso parlare, già detto, come attore, come uno che gestisce l'informazione, che fa cose sull'informazione, ma non ha senso parlare, già detto, come una cosa sulla quale ci interessa gestire l'informazione. Si capisce la differenza perché facciamo così? Niente, c'è la quella. Poi su questo diagramma, no, direi che non c'è. Prima l'avevo messo così, tipo che passa dalla cucina,
poi invia il messaggio, inizio preparazione. Questo non l'ho fatto con una segnata, perché è una cosa che capita all'interno del nostro sistema, e poi invia il messaggio. Sì. Sì. Ok, prima c'era questa conferma per sapere se lui voleva fare l'ordine o meno, giusto? Che sarà questa qui. In questo caso, se non arriva? Ah, non fa niente. Non fa niente perché poi se lui dice no, questo è troppo caro, non voglio fare quest'ordine, niente. Ma confermare, cosa intendi per confermare? Ma guarda che per esempio questa informazione viene poi messa sulla narrativa dei casi d'uso. Perché magari questo sarebbe un caso eccezionale in cui il cliente ha deciso di non fare niente. Su questo diagramma non possiamo rappresentare nient'altro perché non fa niente se lui cancella l'ordine, se lui dice che non vuole fare quell'ordine, se lui non la conferma. Sì, era quella la domanda? Su che? Ah, ok, come? Quale sarà l'input per questa? Ah, ok, sì, capito. Per capire se l'ordine è stata confermata o meno, c'era questo attributo sull'ordine, che era quell'attributo booleano confermata o non confermata. Sì, sì, d'accordo. E quindi da quella informazione che viene gestita... Perché... No, perché a questo punto c'era prima la visualizzazione e poi quando visualizzava, che ne so, tipo quando calcolava e mostrava l'informazione, c'era solo, lui aveva soltanto visto l'informazione, aveva visto il costo e aveva visto il tempo stimato. E poi la decisione su continuare o meno viene a questo punto. Se lui accetta, poi conferma l'ordine. La prima cosa che fa lui dopo accettare l'ordine. Sì. Dici? Lui decide di confermare l'ordine e questo lo fa col sistema, giusto? Ma poi noi dobbiamo dire che, diciamo, questo serve non a dire che c'è un'attività o qualcosa che lui ha fatto col sistema, ma che c'è una scelta. Che ci sono due percorsi che può prendere il processo. Uno è quello di finire a quel punto perché il cliente da solo ha deciso di non continuare, o l'altro che sarebbe continuare con l'ordine perché il cliente, sì, appunto, da solo, senza il sistema, ha deciso di continuare. Ma questa, diciamo che per forza dobbiamo mettere questa per esprimere il fatto che non è che continua come un solo percorso, ma che a quel punto arrivano... Sì, c'è una scelta fra continuare da una parte e continuare da un'altra. E questa, diciamo, quello che dici, hai ragione, questa scelta o quello che lui decide a questo punto si riesce a capire con quell'attributo che avevamo messo, tipo conferma l'ordine. Sì. Sì. Quindi secondo voi? Questo fatto, vediamo, perché potrebbe anche avere senso così, tipo cancellare questa e poi... No,
qui avreste messo al posto di mettere questo come un'attività? Ah, ok, quindi al posto di mettere questo come un'attività l'avreste messo come un messaggio per dire sì. Io? Sì? Ok, sì, capito. Io in questa relazione, in questo pezzo, devo mettere tipo accetta o non accetta per, diciamo, spiegare cosa è capitato in quella scelta. Anche... No. Anche è omesso? Sì. Ho capito, perché se vuoi dire che questo al posto di essere un'attività, vuole essere un messaggio verso qui. Però, io l'ho messo così perché mi sa che non cosa che si fa sul sistema. Tipo, c'è un'interazione, c'è qualcosa di importante, devi dire che si fa anche di volontà. Sì. Ci siamo mossi il costo totale. Ci siamo a questo punto, giusto? Il sistema mossa, il costo totale, il tempo stimato. Il carico di lavoro, ok. Sì? Sì, mi avete convinto. Sì, quindi questo conferma l'ordine. Potrei andare prima e così è più chiaro che questa scelta riguarda la scelta che lui ha preso, se ha deciso di confermare l'ordine o meno. Sì. Per andare nel consiglio. Va bene così. Ah, ok, sì. No, perché in questo diagramma quello che viene gestito, senti, in questo diagramma quello che viene gestito sarebbe questo, che sarebbe un ordine, una richiesta d'ordine. E quindi possiamo dire che quando arriva questa scelta, se lui decide di non confermare, allora niente, muore. Non c'è bisogno di mettere un altro fine per il processo, perché questo singolo token, questa singola ordine, muore a quel punto. Sì. Sì, ma credo che se non abbiamo quella prima non si capisce di cosa in realtà viene a fare questa scelta. Come un'attività complessa, secondo me, non secondo me andrebbe meglio come conferma l'ordine e poi prima per capire cosa vuol dire la get. Niente, l'ultima cosa che ho visto, prometto, questa è l'ultima cosa, che ho visto, l'ultima cosa, e quindi ho visto che nell'app mi chiedono molto spesso su questa cosa, su cosa è lo scope, e quindi scope, diciamo molto spesso, il contesto,
questa parola scope in inglese riguarda in questo contesto il contesto in cui vengono eseguite i casi d'uso, giusto? Quindi non è come che lo scope in inglese viene tradotto come scopo in italiano, ma viene tradotto come l'ambiente, come il contesto in cui viene eseguito questo caso d'uso. E per quel motivo, tipicamente questo campo riguarda il sistema di gestione, diciamo il sistema informativo che stiamo cercando di descrivere. Ok? Niente. Niente, ci sono domande? No? Ok, quindi finiamo qui. Thank you.